Serve uno sforzo sullo striscione del traguardo alla Recanatese per mettere in tasca la sfida salvezza contro il Chieti. I tetini stavolta vanno anche in vantaggio, ma vengono prima raggiunti e poi sorpassati all'ultimo respiro e il triste zero continua a comparire in classifica accanto al nome. Al Tubaldi c'è una delegazione della Football 3 di Muccia, ospiti insieme ad altri sfollati a Porto Recanati. Si parte con i Leopardiani all'attacco. Calibrato traversone dalla destra di Villanova per Miani, che sfiora la traversa del Chieti quando il cronometro segna 6 minuti. Rischia grosso la Recanatese 2 minuti dopo, con un pasticcio in area di Falco che perde palla e lancia di fatto il nero verde biondo, mette una pezza il numero 1 di Otti. Al 16esimo il portiere di casa interviene deciso anche su una bella azione di Copponi che sorprende la difesa leopardiana, ma non gli Otti. Alla mezz'ora Falco atterra Faccini, poco fuori del limite dell'area di rigore. Lo stesso Faccini accomoda la palla, poi disegna una traiettoria che finisce alle spalle di Liotti che intercetta ma non riesce nella deviazione decisiva. Chieti avanti, mentre i tifosi abruzzesi continuano a contestare squadra e società. Il vantaggio nero-verde dura appena 6 minuti. Al 36esimo Miani fa le prove generali divorandosi un gol facile. Un minuto dopo si riscatta con un bel colpo di testa su cross di Villanova, palla sul palo interno, poi nel sacco e l'1-1. La Recanatese continua a spingere e prima della pausa sciupa una clamorosa occasione per il raddoppio. Angelilli ad un palmo dalla linea di porta viene fermato dall'assistente. Dopo il break Possanzini mette dentro Garcia al posto di Villanova. Al 10° padrone di casa avvicina il sorpasso con D'Angelo che lancia Miani. Palla dentro ma rete annullata per fuorigioco. Subito dopo la Recanatese reclama il rigore per un presunto fallo di Copponi su D'Angelo. Bagarre in campo e il signor Dalpan di Belluno ammonisce il Leopardiano per simulazione. Al 23esimo Falco tira al volo, ma la palla finisce alle stelle. Al 26esimo ancora Recanatese. Garcia in area per Dominici, che di testa sfiora il bersaglio. Leopardiani avanti a testa bassa, Chieti coperto ma bucato al photo finish. Il gol da 3 punti lo firma Fioretti con un gran tiro dalla distanza. Nei 6 minuti di recupero il Chieti prova disperatamente a conquistare il suo primo punto nel campionato. All'ultimo respiro Tuccia calcia sul palo. Niente da fare, destino infame per i neroverdi. Esulta la Recanatese che sale a quota 9 e si prepara alla sfida col Matelica. Chieti deluso e sconfitto e con l'eco delle contestazioni degli ultra contro squadre e società che rimbombano nelle orecchie.